È terminato alle 14 di oggi l'incontro tra il presidente della regione Liguria Totti e parte della sua giunta. Questa mattina, nella sua villetta d'Amelia, dove si trova ai domiciliari, Totti ha avuto modo di incontrare il presidente ad interim della regione, Alessandro Piana, e gli assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola. Sul posto, come disposto dal giudice, presenti anche gli uomini della Guardia di Finanza. Al centro dell'incontro, secondo i presenti, si sarebbe parlato solo di questioni lavorative e non di possibili dimissioni. Il presidente Totti è lucido e determinato, hanno affermato Piana, Giampedrone e Scajola, e ci ha incoraggiato a continuare l'azione politica. Siamo determinati ad andare a proseguire la nostra azione e confidiamo ovviamente sempre nel pieno rispetto delle parti, anche che si faccia chiarezza il prima possibile. Il Presidente Totti è il primo a volerlo perché possa ritornare il prima possibile alla guida della Regione e continuare quell'azione politica che ha portato veramente dei cambiamenti positivi sul nostro territorio e soprattutto ha permesso di godere come Regione Liguria di quella considerazione che probabilmente era mancata nelle precedenti amministrazioni regionali. Altro incontro riguarderà nei prossimi giorni i coordinatori regionali dei partiti della coalizione, Edoardo Rixi della Lega, Matteo Rosso di Fratelli d'Italia e Carlo Bagnasco di Forza Italia. Sarà poi la volta dei leader nazionali, Maurizio Lupi di Noi Moderati e Pino Bicchielli, deputato di Italia al Centro.